domenica al San Paolo c'è questo posticipo tra Napoli e Catania. Io ho con me la gloriosa bandiera del regno delle due Sicilie. La bandiera dei Borbone. In occasione dei 150 anni della disunità d'Italia bisogna far sì che la vera storia venga a galla e non quella che è stata scritta da chi ha vinto, perché purtroppo i libri di storia vengono scritti da chi vince. E allora un sano pizzico di meridionalismo. Domenica, in occasione di Napoli-Catania, nel settore dei distinti, chi può venga, ripeto ancora una volta, con questa gloriosa bandiera del regno delle due Sicilie. Chi vuole venire, venga con questa bandiera, è un segno di testimonianza per il nostro amato e bistrattato sud d'Italia. Allora, bandiera del movimento Vanto. Microfono, grazie Vincenzo per il nostro... Vai, ecco, Mauro ci fa da bandiera delle due Sicilie, eccola qua, che il banderone. Porto qui stasera per promuovere questa manifestazione che terremo domenica sera in occasione di Napoli-Catania. Ecco, allora ci uniamo anche noi a questa cosa insieme alla Pagnolada. Sì, settore distinti, chi vuole venire, riempiremo i distinti, anche altri settori dello stadio. È una manifestazione che tenderà a portare avanti quella che è la nostra storia. Voglio essere veloce e conciso, è la nostra storia dal 1130 al 1860, poi c'è stata l'unità d'Italia con maniere molto molto discutibili, un'invasione da parte dei piemontesi, quindi è una maniera importante per cercare di portare alla luce la verità storica che riguarda noi napoletani. Ebbene, grazie ad Angelo Forgione anche per questa iniziativa. È vero quello che dici, io sono d'accordissimo con te, amo il regno delle due Sicilie e tutte le sue storie, la Napoli esoterica e tutto quanto. Aver vinto quei due scudetti in Italia a me fa piacere, speriamo di vincerne il terzo, va bene, vediamo di vincere il terzo, no? Risveglia l'orgoglio di essere meridionale, unisciti a noi.